Spazi, ghirlande, fiori o il calore delle decorazioni luminose e delle candele. Con gli addobbi giusti la casa si può trasformare in un villaggio natalizio e come ogni anno si va alla ricerca di idee per decorare gli ambienti e regalare ad ospiti e familiari una magica atmosfera. Dagli oggetti della tradizione a quelli più creativi e originali, intanto Luana le chiedo che cosa va per la maggiore. Questo periodo di Natale, l'ultima settimana, gli ultimi giorni, sicuramente le piante vive, fresche. La stella, suppongo. La stella, varietà di orchidee, e piante verdi, bonsai. C'è una grande richiesta della pianta in questo momento. Come deve essere curata la stella, ad esempio? Beh, la stella, quello che noi ci raccomandiamo è di non tenerla al freddo, assolutamente. È una pianta di origine messicana, sopporta dai 14 ai 22-25 gradi tranquillamente, ma al di sotto rischiamo di, insomma, non mantenerla. Avete avuto tante richieste invece per gli alberi, per gli abeti? Gli abeti sì, sia per il fresco per gli allestimenti, ma in casa la tendenza è dell'abete sintetico, anche perché l'abete sintetico ha una durata di 20 anni minimo, se è di alta qualità. Avete anche dell'oggettistica, quindi decorazione e quant'altro. Ci sono delle novità? Sì, noi sono diversi anni che proponiamo delle candele alla soia che non producono combustione, tutte naturali e piacciono tanto soprattutto per le profumazioni. E poi tanti centrotavola, decori e cose alle quali noi teniamo perché selezioniamo con molta cura. Il vischio invece viene ancora richiesto? Allora, il vischio sì, gli ultimi giorni soprattutto, ma il vischio facciamo ancora in tempo perché si regala per l'ultimo dell'anno, quindi abbiamo ancora un po' di giorni. Lei ha già fatto albero e presepe? Sì, certo. Sia a casa che al ristorante. Tutto pronto. E oggi che cosa ha acquistato? 2 stelle di Natale da regalare a mia mamma e la mia consuocera. Un regalo sempre apprezzato, sempre questo. Sempre apprezzato, certo.